Si chiama Steven Rambusek e pensate che ha voluto, ormai ha scelto di andare a Dogastaway, una società gestita dallo spagnolo Cerezo, trascorrendo la maggior parte della sua vita cercando di capire come riuscire a realizzare il sogno di restare bloccati su delle isole deserte. Steven è tedesco ed è andato a Padang. Ci troviamo in Sumatra, precisamente in Indonesia, dove un uomo lo ha caricato in un motoscafo, l'ha messo nell'isolotto e l'ha ospitato per qualche giorno di tempo. Diciamo quindi che l'uomo ha letteralmente pagato per naufragare in questa isola deserta, senza nessuno nel suo vetro. Ebbene, considerate soltanto che il mare è da sogno, la spiaggia è un paradiso, sembra un Hawaii, però poi c'è stato, diciamo così, un vero e proprio guaio. Perché? Perché non è tutto oro quel che luccica, infatti l'uomo ha dovuto scontrarsi con i paguri e con i relativi pipistrelli che purtroppo tempestano questa isola ubicata in Indonesia. È stato molto difficile per lui andare avanti, è stata una vera e propria, un vero e proprio ostacolo, anche se cerca di farsi forza, porta davanti a sé o meglio dietro di sé delle difficoltà piuttosto ingenti. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, ci vado ad andare a vedere YouTube.